Nel turismo è fondamentale proporre al mercato prodotti ed offerte che si traducano in prenotazioni e vendite. La promozione dei bei paesaggi, musei, città, spiagge, strutture d'accoglienza turistica e di ricettività oggi serve a poco. Ciò che serve è la promozione del prodotto e l'offerta integrata. La promo-commercializzazione è la promozione del territorio, delle attrattive e delle proposte commerciali degli operatori, dei pacchetti e delle offerte, con l'obiettivo di vendere ciò che il turista vuole, ovvero che è disponibile a prenotare ed acquistare. Fare in modo che il turista scelga il territorio delle Serre Salentine per venire in vacanza, sia che si tratti di un periodo breve che lungo. La promo-commercializzazione è la nuova frontiera, promuovere il prodotto con l'obiettivo di vendere. È importante offrire ai turisti non solo luoghi e panorami mozzafiato, ma anche produzioni tipiche e tradizioni culinarie che si tramandano di generazione in generazione. La promozione delle eccellenze è patrimonio inestimabile per consumatori, visitatori, ma anche per gli stessi abitanti di questi luoghi, che imparano a conoscere e valorizzare le loro radici e la loro storia. L'enogastronomia e i prodotti tipici di un luogo, in questo caso le Serre Salentine, rappresentano leve di sviluppo turistico importantissime, poiché il turista oggi desidera non solo immergersi e vivere paesaggi e natura, ma anche assaporare le produzioni tipicamente e storicamente locali. Un altro argomento, oltre all'internazionalizzazione, è quello proprio della promo-commercializzazione. Anche qui un argomento per molti positivo, ma per altri anche molto dolente, perché comunque c'è proprio un gap in questa tematica, nel saper promuovere e soprattutto nel saper commercializzare all'estero. Ma secondo me qui svolgono un'azione molto importante i GAL. I GAL possono tranquillamente affiancare le imprese, fare un po' quello che fa la Camera di Commercio, affiancare le imprese, portarle fuori in maniera per poter commercializzare al meglio i propri prodotti. I GAL salentini so che da sempre fanno questa politica, sono a fianco delle imprese, utilizzano anche le proprie risorse investendole anche in formazione. Penso per esempio a un tema così importante qual è quello dell'etichettatura del prodotto. E allora sicuramente il GAL qui possono fare tanto, già lo stanno facendo, e ci auguriamo che tutto questo possa essere utile alle nostre aziende. Ecco, e su questa tematica le aziende soprattutto del Sud Salento, quelle delle Serre Salentine, come rispondono? Ci sono delle eccellenze che producono e che promuovono a livello internazionale? Ma sì, ce ne sono, sicuramente ce ne sono tante, in tutti i settori dell'agroalimentare, dall'olio al vino alle conserve, ai prodotti da forno. Ripeto, qui veramente la formula del successo è stare insieme, fare rete, fare squadra, perché i mercati esteri possono aver bisogno anche di un quantitativo di prodotto importante, senza mai però tralasciare la nostra qualità del nostro prodotto, perché quella è l'arma in più, è l'arma vincente. Turisti curiosi, appassionati, viaggiatori, sempre più informati e consapevoli, ricercano nei loro viaggi la storia e le tradizioni dei luoghi anche attraverso il gusto. Saper offrire adeguatamente ad un ampio pubblico la produzione tipica, che sia essa enogastronomica o manufatturiera, non è compito banale. Valorizzare ciò di cui si dispone e attrarre sempre nuovi scopritori e consumatori è l'obiettivo che si deve porre un territorio a vocazione turistica, attraverso progetti di valorizzazione e promozione che includano sempre anche ottimi livelli di accoglienza e servizio. Obiettivi prioritari del gruppo di azione locale Serre Salentine.